adulti e ragazzi, sindaci e associazioni e sacerdoti, tra cui anche Don Pino De Masi di Libera e il testimonial come Luigi De Magistris e il giornalista Michele Santoro. Sono stati centinaia i partecipanti alla Marcia della Pace promossa in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato da Recosol, la Rete dei Comuni Solidali e dal Comune di Cinque Frondi, guidato dal sindaco Michele Conia. Giornata straordinaria, tantissime persone, tantissima partecipazione non solo del popolo ma di tante associazioni, istituzioni, tantissimi sindaci presenti che ringrazio, tantissime personalità del mondo dello spettacolo, dell'arte, del mondo del giornalismo, della Chiesa, una giornata veramente bellissima, una giornata attraverso la quale si vuole dire con forza che noi vogliamo la pace e non vogliamo più guerre in nessuna parte del mondo, che noi riteniamo come unico metodo per fermare le immigrazioni e le migrazioni forzate come unico antidoto la pace, perché se c'è la pace la gente non è costretta a partire, non è costretta a prendere barconi, non è costretta ad andare via. Qualunque altra soluzione è solo facile populismo, non si fermano le persone né chiudendo i porti perché tanto abbiamo visto che non funziona, e non si fermano in nessun altro modo, si fermano solo se noi fermiamo le armi, se la gente può vivere serenamente e tranquillamente in Russia come in Ucraina, in Africa come in qualunque altro posto, in pace e con la pace. Questo è il messaggio forte che da questa piazza oggi stiamo lanciando a tutta l'Italia. I manifestanti nei loro slogan hanno reclamato il diritto all'accoglienza e alla non violenza. Ma una presenza doverosa, anche se nel caldo eccessivo, per dire no alla guerra, ci deve essere sempre il nostro impegno. Si tratta di un tema drammaticamente serio, la nostra militanza in questa occasione deve essere tale perché abbiamo i figli, abbiamo i nipoti, abbiamo il mondo che deve essere salvaguardato. Quindi nonostante tutto, nonostante l'età, nonostante il caldo, nonostante tutto, siamo ancora qua per dire no al razzismo e no alla guerra. Molti anche riferimenti al naufragio del barcone carico di migranti avvenuto il 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro e da quello che c'è stato nei giorni scorsi davanti le coste della Grecia. Oggi a Cinque Frondi abbiamo unito due temi, quello dell'immigrazione e quello della pace. Il 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato e in un tempo in cui i rifugiati vengono lasciati annegare in mare, in cui vengono rinchiusi nelle carceri libiche, in cui trovano muri di ostilità e di indifferenza, invece ci sono dei paesi che accolgono come Cinque Frondi e infatti è stato bellissimo vedere anche il ringraziamento che hanno voluto manifestare nei confronti della comunità di Cinque Frondi regalando al sindaco Michele Conia una maglietta scritta da loro con delle frasi davvero bellissime che hanno commosso tutti. Ma il tema della guerra si lega a quello delle migrazioni, perché le guerre sono la principale causa delle migrazioni forzate. Se ci fossero meno guerre sembra una banalità, ma è così, ci sarebbero meno migranti e probabilmente meno morti in mare, meno vittime della tratta di esseri umani. E siamo qui per chiedere questo, sappiamo che una manifestazione non ferma le guerre, ma sappiamo anche che dobbiamo continuare dal basso a seminare per ottenere la pace. Bisogna non solo e non tanto commuoversi, ma muoversi. E in questo senso la marcia di oggi può essere vero da simbolo del cammino di ogni uomo che di fronte a questi drammi deve muoversi, cioè deve essere corresponsabile, deve cambiare stile di vita. Nel 1967 Paolo VI per la prima volta ha diviso il mondo non tra est e ovest, ma tra popoli del sud e popoli del nord, tra popoli dell'opulenza e popoli della fame. Ebbene, da quel giorno sempre più è aumentato questo divario. E allora ecco, tutti dobbiamo muoverci, diventare corresponsabili. I governi purtroppo si sono allontanati dai bisogni della gente, allora è importante che la base, i popoli della terra si muovano per creare veramente un mondo diverso, per tutelare i diritti di tutti e non solo i diritti dei ricchi. Erano presenti anche numerosi studenti e rappresentanti dei sindacati e dell'Associazione Nazionale Partigiani. È una marcia della pace importante perché solo con la mobilitazione dei popoli si può incidere sui governi che hanno scelto la guerra, le munizioni, le armi. Ci vuole diplomazia, dialogo, trattativa, mediazione e i sud del mondo possono e debbono essere determinanti per costruire un altro mondo
fatto di pace, di solidarietà, di fratellanza e di giustizia sociale, economica e ambientale.